Adesso la nostra inchiesta sulla sparizione di Denis Pipitone. Vi stiamo raccontando in queste settimane punti oscuri, omissioni, omertà e poi alcuni luoghi chiave. Li abbiamo racchiusi qui. C'è via Pirandello dove viveva Anna Corona, poi c'è l'albergo dove lavorava Anna Corona, poi c'è l'incrocio di via Pace dove un'auto racconta appunto che c'era qualcuno a bordo di quell'auto, e poi c'è via La Bruna dove c'è la nostra Lucilla Masucci in diretta, dove tutto è accaduto quel primo settembre del 2004. Questi sono i luoghi chiave di Mazara del Vallo che abbiamo imparato a conoscere, luoghi ormai per noi familiari. Lucilla è pronta ad aggiornarci lì da via La Bruna. Guardate, c'è ancora il cartellone di Denise rimasto lì sul balcone, tutto racconta di Denise ancora oggi. È come se il tempo si fosse fermato, ma anche la nostra inchiesta giornalistica si è concentrata in quella giornata, in quelle ore. Appare incredibile, ma è tutto cristallizzato in quei momenti. Via La Bruna dove vive Piera Maggio, Piera Maggio che è in diretta con noi oggi e che ringrazio molto. Eccoci qua, Piera. Eccoci qua. Allora, grazie di essere con noi. Buonasera, buon pomeriggio a voi. Grazie Piera. Grazie. Sono stati, immagino, mesi complicati. Noi abbiamo raccontato quotidianamente quello che stava emergendo giorno dopo giorno, e la cosa incredibile è che a distanza di 17 anni emergono ancora particolari inediti, versioni diverse e ancora silenzi. Ma io voglio cominciare questo nostro incontro chiedendoti di raccontarmi di Denise, di tua figlia. Non l'hai mai fatto qui con noi, vorrei sentire le tue parole su di lei. Denise era quella bambina, dico era perché io parlo di Denise come quel giorno in cui è scomparsa, quasi 4 anni aveva, una bambina molto spiritosa, ecco, molto buffetta, che comunque dialogava, gli piaceva dialogare anche con gli adulti, con noi stessi. Io per prima facevo dei discorsi completi con mia figlia, poi successivamente mi sono resa conto che veramente era piccola, però per l'età che aveva era molto matura, e era un amore proprio, era molto dolce, ecco, lei dimostrava proprio la sua dolcezza anche nelle piccole cose. Un particolare che oggi voglio dire è, ad esempio, se mi vedeva qualche sbucciatura, qualcosa sulla mano, lei era la prima, la Croce Rossina, aspetta mamma, prendeva l'alcol, il cotone per cercare di essere lì a curare, ad essere lì sempre presente. Poi si faceva veramente amare da tutti, a tutti noi, anche i miei familiari, tutti le volevano un gran bene. Senti, quella Piera, bambina che manca a suo tanto. Fratello, è quella, certo, bambina che manca a tutti. Piera, non è un caso, sì, noi non la conosciamo Denise, però tutti il paese, tutti, sì, noi ci siamo affezionati a lei, a questa bimbetta che vediamo nelle foto. Il tempo per lei si è fermato, sì, a quel primo settembre del 2004, però c'è una grande onda d'amore, sì, che arriva assolutamente a tutti voi, a te e a tuo marito. Allora, era un mercoledì quel primo settembre 2004, quando tutto succede, Piera Maggio deve fare questo corso di informatica, affida la bambina alla nonna e poi una telefonata l'avvisa che sua figlia è sparita. Ricostruiamo queste certezze che abbiamo, quello che è accaduto fino al momento in cui Denise alle 11:37 sparisce nel nulla, lì da quella via dove giocava, un luogo sicuro, sotto casa. Guardate, Flavio Marimpietri. Ore 8:30, Mazara del Vallo, è il primo settembre 2004. Piera Maggio esce di casa per andare ad un corso di informatica e affida i figli, Kevin e Denise, alla madre Francesca Randazzo. Ero anche un po' in ritardo, dichiara, perché alle 8:30 mi dovevo già trovare al corso. Il tempo di sistemare, ho affidato i figli a mia madre. Ore 9:30. Vedendo la nonna indaffarata nel preparare il pranzo, il vicino Agostino Galici porta con sé Denise Pipitone a fare alcune commissioni in auto. Una sosta in tappezzeria, un incontro casuale con il padre naturale di Denise, Pietro Pulizzi, che passa in camion. Una sosta al bar per prendere dei cornetti, poi Agostino Galici e Denise vanno da un fioraio non lontano dalle loro case. Ore 11.
Denise passa mezz'ora a casa di Galice, della moglie Fiorella. Poi raggiunge in garage la nonna Francesca. Ore 11:20. La nonna ha acceso il fornello sotto all'acqua per la pasta. Si pranza alle 12. Sale con Denise sul terrazzo dell'edificio. Nonna e nipote giocano, raccolgono degli animaletti. Alle 11:30 scendono di nuovo in garage. La nonna inizia a cucinare, con il viso rivolto dalla parte opposta alla strada, e Denise, dopo aver gettato gli animaletti raccolti in strada, si mette a giocare in garage alle spalle della nonna. Tra le ore 11:35 e le ore 11:37, Denise esce in strada. Insegue correndo il cuginetto Salvatore, 6 anni, lungo la via Bruna, fino alla casa di lui. Il bimbo entra nel giardino, chiude il cancello, così da non farvi accedere Denise, ed entra nell'abitazione. La madre conferma, mentre il figlio entrava in casa, di aver visto attraverso il vetro specchio della porta d'ingresso il viso di Denise, con le mani appoggiate sul cancello d'ingresso. Non si preoccupò, pensando stesse in compagnia di un adulto. Invece Denise era sola e quella fu l'ultima volta che venne vista da un suo familiare. Ore 11:37. Denise si trova da sola in strada. Da quel momento di lei si perde ogni traccia e la bimba scompare nel nulla. Ore 12:30. La sorella di Piera Maggio avvisa della scomparsa di Denise, Pietro Pulizzi, padre naturale della bambina. Ore 12:31. Pietro avvisa Piera Maggio. Nostra figlia è scomparsa. Allora Piera, ti guardavo, mi rendo conto che questa ricostruzione ancora a distanza di così tanto tempo chiaramente ti procura dolore e sofferenza e non stento a crederlo. Sì. Emergono fatti nuovi, no, nel corso del tempo, anche in queste ultime settimane. Alla fine ti posso chiedere qual è la tua idea? Qualcuno stava sorvegliando Denise, qualcuno è passato lì per caso e l'ha portata via, e soprattutto Denise sarebbe mai andata con persone che non conosceva? Vedi Alberto, purtroppo le ipotesi potrebbero essere tante. Io un'idea già ce l'ho e devo dire la verità, vorrei ancora oggi tenermela con me, ma non perché non l'abbia esposta. È probabile che comunque chi ha rapito Denise sì, la conosceva, sapeva chi era Denise, sapeva il suo passato. Non è venuto un estraneo qualsiasi a rapire Denise da sotto casa, anche perché voglio sottolineare, magari in questi giorni ho sentito tante volte quando si dice che quella via era molto trafficata perché c'era il mercatino, non è così. Quella via di Via Castagnola dove è stata sequestrata Denise, dove è stata rapita mia figlia, all'epoca quando c'era il mercato rionale, era distante da quella da dove attualmente è stato spostato successivamente. Quindi quelle strade non erano, era una semplice strada periferica di Mazara del Vallo dove chiunque passava di lì doveva venire di proposito o per chi conosceva o che per chi vi abitava o perché conoscevano le famiglie che vi abitavano. Non era una zona trafficata a tutti. E, sì, è stata una situazione un po' particolare, ma che comunque qualcuno ha trovato quel momento per fare tutto ciò. Quando tutto accade, sì. Tu fai subito dei nomi, avanzi delle ipotesi, non hai dubbio alcuno in qualche maniera, no? Ti dicono e tu pensi subito a delle persone precise. Allora cerchiamo di ricostruire anche alla luce di quello che noi giornalisti che siamo tornati ad occuparci della vicenda negli ultimi mesi abbiamo evidenziato cosa facevano i protagonisti di questa triste vicenda quel giorno, 17 anni fa. Donatella Copertino. 1 settembre 2004, dove erano i protagonisti della vicenda quando Denise scompare tra le 11:37 e le 12? Sua madre, Piera Maggio, in quel momento stava seguendo un corso di informatica. Alle 12:30 riceve la chiamata da Pietro Pulizzi, Denise è scomparsa. Pietro Pulizzi, a sua volta, riceve la notizia telefonicamente da Giacomo Maggio, sorella di Piera, poco prima, quando era da poco tornato a Mazara del Vallo dopo essere stato all'aeroporto per accompagnare alcuni clienti della società di trasporto per cui lavorava. Antonino Pipitone, il marito di
Piera Maggio, in quel momento, che nulla sapeva in merito alla vera paternità della piccola, era appena tornato a casa intorno alle 12 e si era seduto al tavolo per pranzare quando la suocera gli comunica di non riuscire a trovare Denise. Anna Corona, agli inquirenti, dichiara di aver trascorso l'intera mattinata di quel primo settembre prendendo servizio poco dopo le 7 all'interno dell'hotel dove lavorava come addetta alle pulizie delle camere. Lei dice di essere uscita alle 15.30, ma l'orario di fine lavoro sul foglio presenze di quel giorno non sarebbe stato apposto da lei, ma da una sua collega. Perché? Jessica Pulizzi, quel giorno, racconta di essere andata di prima mattina da sola a fare il tagliando al suo scooter, anche se il meccanico la smentisce. Poi dice di essere tornata a casa a prendere la sorella Alice. Insieme vanno prima in un centro analisi tra le 10.30 e le 11, dove Jessica si sottopone ad un prelievo. La dottoressa conferma, ma non c'è nessuna ricetta, né esiste un registro delle prestazioni per confermare questo prelievo. A sciogliere i dubbi, l'azienda sanitaria locale, che smentisce categoricamente. Sempre quella mattina, Jessica dice di aver acquistato insieme a sua sorella due giacche. Tra le 11.30 e le 11.45, nei minuti cruciali in cui scompare Denise, Jessica dice di aver acquistato due panini al mercato rionale, non lontano da Via La Bruna, dove la piccola abitava. Ma viene smentita dal titolare del punto ristoro. Il racconto di Jessica non ha convinto gli investigatori, soprattutto perché il tabulato telefonico smentiva le sue dichiarazioni, che nelle ore in cui Denise spariva nel nulla si trovava proprio nella stessa zona del sequestro. A confermarlo ci sarebbero i segnali lasciati dal suo cellulare. E infine il suo fidanzato Gaspare Galeb dice di non averla incontrata quella mattina. Dice di essersi recato la notte prima a pesca e quel primo settembre ha dormito fino alle 12.30, 13 circa, fino a quando non è stato chiamato dalla zia per il pranzo. Allora, Piera Maggio, naturalmente io non ti chiederò né di commentare questo documento, perché è una ricostruzione giornalistica basata su quello che abbiamo visto negli atti processuali e su quello che abbiamo ricostruito, né di commentare il fatto che si indaga di nuovo, perché dobbiamo dire che comunque dopo tutto quello che è accaduto c'è una nuova inchiesta e la magistratura fa il suo corso. Noi, come sai, siamo stati molto rispettosi anche del silenzio della procura di Marsala. Però voglio, la cosa che ha colpito tutti noi, le colleghe, Ilenia Petracalvina, che è lì con te, Lucilla Masucci e tutti i colleghi giornalisti che sono lì, a distanza di così tanto tempo siamo tutti rimasti molto colpiti da questo clima che ancora c'è, un po' di silenzi, di contraddizioni, di non detti su questa vicenda. Tu più volte hai invitato chi sa raccontare. Abbiamo anche raccontato l'altra Mazara, quella che è venuta in piazza, quella che ti è vicina, e poi quello che accade fuori da Mazara, questa nazione che si stringe attorno a te. Ecco, vorrei sentirti su questo. Ecco, è evidente che comunque Denise è stata rapita qua, a Mazara del Vallo. E ci sono delle persone che sanno quello che è successo, non solo che sanno, ma che hanno anche sentito dire, e hanno sentito dire magari da seconde e terze persone. E di questo non abbiamo alcun dubbio. Solo che quelle stesse persone, a distanza di anni, non hanno ancora collaborato al 100%. Qualcuno magari si c'è oggi, dopo tutto questo lavoro che c'è stato, magari un po' questa coscienza se la stanno cercando di ripulirla un poco, e in quello che mi appello proprio e continuo ad appellarmi, e continuate, parlate a dire e dite la verità di quello che è stato e quello che è successo il primo settembre 2004. Soprattutto collaborate oggi più che mai, perché poi sarà troppo tardi. Io è evidente che la buona Mazara del Vallo ci sta veramente tutti vicini e solidali, e non è vero che tutta Mazara del Vallo è omertosa, non è così. Sono quel minimo di persone che comunque sanno di questa vicenda e ancora non collaborano, certo. Ma la gente per bene ci sta e ci è veramente vicina.